Ti faceva ballare ieri. Siamo di nuovo in differita dal Domino a Coral Bay per la seconda sfida della giornata di Francione Cartita. La sgrana, nel mezzo è sempre un'ottima la sgrana traiettoria, eh. So di fianco a me il migliore dei fotografi, presentati. Ciao, sono RC Sports Shots. E un presidente. C'è solo un presidente. C'è solo un presidente. Mr. Wally di Sunset Bicciuoli Maremma. Sì, sì, sì. Adesso gli sfidanti di questo turno sono un Valerio Del Carpio, coach in questa situazione, sempre con Fulvio Buzzi, che dopo il 21-4 di prima ci vuole riprovare. Ma attenzione, la partita è per la coppia romana-toscana, penso che sia Di Massa, il giocatore Di Massa, il giocatore romano vuole tornare in Calabria, 2-0. Edizione aperta di Carpita, Carpita, Rambo, vincente. Vede la finta del muro in diagonale di Buzzi e mette giù. Condizioni simili alla presa di prima, vento per lo più assente, il campo buono è quello in cui vediamo il giocatore di spalle. Lezione di Sfulvio, alta ma buona, muro di Francesconi, ci passa vicino. Palla Carpita un po' stretta, Carpita bellina, una nocchina che poteva fare chissà tutto tranne quella. C'è la nocchina, arriva una palla in campo, la portiamo via, no, ci siamo fermati. Fulvio odia queste situazioni di palla in campo, Fulvio odia e si sta già innervosendo. Va bene, dai, dai, non ve la prendete, ragazzi, è sport, dai, 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 i problemi sono altri. Niente, al secondo punto c'è già polemica, la cosa ci piace però, di polemica. Ha visto come sta bene con questi occhiali? Madonna! E come gioca meglio, eh? Palla contesa, ripete Carpita, jump spin. Bella! Fulvio riceve frontale, una mezza un po' più alta, tocca il muro, tocca il muro, tocca il muro, è passata, non si sa, ma è stata toccata più che passata, esce dal campo. Mani fuori a Francesconi. Vabbè, non lo sa neanche lui come, Ale, dai, non lo sa. Fulvio in vantaggio, si prosegue. Corta, Carpita. Shot line. Mamma mia, cade all'incrocio. La mano, potresti partecipare al film della famiglia Adams come in mano. Solo in mano. Solo come in mano. Non era bianca quella della famiglia Adams, ma fa Carpita. Lo so, ma siamo una versione un po' più egiziana. Ah, ok. La versione quella politica lì corretta ormai, sì, no? Sì, sì. È nera e gay, ma sì. Non so. Francesconi. Batte in zona di conflitto, ricezione aperta del Carpio, alzata a Francesconi che dice bella, bella e la mette nell'angolino. Almeno ringraziare. Ma che c'è in quella borraccia che ora salti di più? Quella sa principalmente di acqua di sciame. Di mare. Mi sta corallo. Niente, noi speravamo che ci fosse qualcosa di più buono. Ma tant'è. Tre pari. Con i pesta, ma non lo dice, Spigo Del Carpio salva Budò, non salva Budò. Con la mazza da baseball che... doppio spigolo. Sembrava che avesse salvato Buzzi, invece effettivamente se l'allenatore fa un errore tecnico... Cena, è un esercizio fatto su tre campi questo è loro. No, avendo sbagliato l'allenatore deve sbagliare anche lui, no? Se, certo, ormai, cioè, certo. Uno copia il maestro cercando di superarlo. Del Carpio e Buzzi ci mostrano il sedere. 4-3. Belle vele. Del Carpio la vede fuori Buzzi fuori, non gli dice niente, fuori. Ma lui si accorge lo stesso. Pubblico delle grandi occasioni, eh. Vediamo bene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e quello là no, adesso vai cazzo, 8 spettatori e mezzo, dai. Spin sta Del Carpio, Francesconi. Palla vicina. Passa, cioè spinge di nocca, il muro di Buzzi sembra un po' un Nemeth al Groviera e la palla gli passa in mezzo alle mani. Non mi ricordo quando siamo, forse 4 pari. Del Carpio chiama una 3, la dà altissima, stacca Ale, Del Carpio fuori. E infatti Del Carpio dice, ah, una 3. Un pochino più alta gliela darei a Valerio, è l'alzata. Dietro non ci sono arrompicazzi, eh. Ragazzi, però scusate, cioè se bisogna fare cose per me lo faccio.
corta su Del Carpio, serve il bug di Fulvio, Del Carpio tira, fa gol. Si incolpa, si prende ancora la colpa del punto perso Fulvio Buzzi dicendo ho alzato ancora di merda. 7-4. Alzata di merda, 1, alzata di merda, 2. Francesco e Carpita scappano. Sfruttando, ecco qua la 3 piccolina, cazzo strettissimo. Bella. E Valle gli dice, oh, è questa che mi dà. 5-7, ricordo Fulvio sfrutta il campo buono che poi devi andare di là. Vale. Dove su Francesconi è stato chiamato muro 4, capita finta la seconda. Fulvio non si capisce niente, ma Valerio la vede. Rimandone, carpita senza muro. E purtroppo Valerio rimane troppo corto. Senza fatte male, perché... Sì. Senza fatte male. Se finisce dentro delle tette, ragazzi. Sì che si fa male. Ma chi è quello? Una che si è avvicinata. Una avanti dello sport. Non possiamo girare la foto della telecamera per motivi, ma dietro c'è la responsabile delle bocce. Sì. Niente, ricezione un po' sotto il nastro. Fulvio ci prova col passo del giaguaro, ma non ci arriva. Quindi se non erro, 9-5. Confermano i nostri ragazzi. Carpita, muro, chiama muro in linea, battuta tattica lunga, buona ricezione di Valeo, la stata forse un po' corta, cut, non passa la rete. Ai quanti errori, paga la battuta lunga tattica di Francescone. Manca feeling fra... Sì, non sono ancora rodati. Sì. Del casco, Manca molto feeling, sì. Questa volta la battuta è corta, Rice buona, no, l'alzata no, però ci arriva, la salvano in qualche modo, la corta, Carpita la mangia, fa bisogno di finta la seconda, la apre forse troppo, Manoni del Carpio, palla rete, Carpita di incorto, ma Valerio lo sapeva, faceva così, era già lì. Shotline, prova la sua anche legge Carpita, mani fuori. Punto casuale si può dire, punto casuale. No, dai. Diciamo punto graziati per un'alzata fatta col badile di Fulvio nelle mani di Francesconi, ma Valerio è stato colpito e la palla è stata rigiocata. Da lì invece bene, niente da dire, neanche per i più critici. Ma dunque su Francesconi riceve un po' a rete, non era proprio più, questa volta la manaccia di Valerio non riesce. Qualità. Attenzione, abbiamo anche coppia russa, a vedere quale. Stanno guardando, prima hanno perso 21-5, stanno meditando sui loro errori. Sto studiando gli avversari, sicuramente ci riproveranno. Fossi in Alessandro e Luca, ci scommetterei $100 perché secondo me li portano a casa volentieri e loro non ne hanno tanti. Carpita pesta, ma non dice niente a nessuno. E noi ci facciamo i cazzi nostri. Sì. Ma quella riga lì è stata fatta del male, un po' come dovrebbe essere fatto. Le righe sono tirate bene, dai. A qualche signorina dagli animatrici. Una bella pestata e una legna. Non è. Piacere, bene. Quanto è Ale la rete? La palla è volata nel Sinai. No, perché qui era parecchio. Ora dopo si. Dal centro del campo era 2,60. Stiamo parlando del campo tirato un po' male. Cosa che non succede nei campi del Sunset Beach Volley Survival Festival. I campi sono un biliardo e non sono i miglior campi d'Italia, la pari del campionato italiano. Cioè, cerchiamo la pari. Direi. Che se diciamo migliori, la FIPA ci sgrida, non ci fa fare il torneo. Quindi alla pari. La guida pesta ancora, ma questa volta qua sempre la rete. Punteggio, che siamo distratti. Un più 6 per Francesconi, batte 7 su 13, battutaccia facile su Francesconi che velocizza il primo colpo, il secondo stacco su palla a filo. Le varie sono colpito, una volta le teneva, questo è il mono le tiene più. 7-6. Si può dire un pareggio anche rispetto alla serata di ieri sera, perché
c'era in discoteca un assente per campo, ovvero Carpita si è finto malato e Fulvio, non so, ha detto che doveva trombare. Non è mica vero, comunque non erano nessuno di due lo Stargate. In che senso? Francesco, il vento ce n'è sempre meno, caldo sempre di più, corda su del cardio, rice più più, rice più più, bella alzata, niente. Valerio non dice niente, il socio, ma oggi non è un cat day. Su Valerio che si accorge tra palle fuori, se volete sul più sedere, eccola qua. Sì. Il doppio schema, spin Valerio, Francesconi un po' staccato da rete, gli avvicina Carpita e Buzzita, no! Buzzita, ma la fortuna non è dalla sua parte, la palla esce. No, attenzione, attenzione, colpo di scena. Dalla nostra postazione la palla sembrava fuori di poco, ma invece Francesconi con massimo onestà, forse perché sta vincendo il 7-8 punti, chiama palla dentro. Che chiodo! In ogni caso Butti si prende i complimenti dal coach, cambia muro. No, mamma mia! Quell'altro, va, sì. Ecco, cambio muro, voleva cambiare, invece vale 10, quello di prima. Questa volta lo spin è al centro, sembra di essere staccato il Francesconi, c'è ancora Butti a muro, questa volta non è vincente, Francesconi va a passare la palla, primo tocco bruttissimo di Valeria, la giusta! La corta non paga, non paga, Carpita cosa farà? Anche lui la corta, che Valeria la legge un'ora prima. Però non è buona la sua difesa, forse Fulvio ha già corso sotto rete come un pecorone, in caso la palla è così. Non scappare, non scappare. Del Cappio, un po' bassina ma giocabile, campanilone, c'è il muro di Francesconi, ma del numero del Cappio che la tiene su al volo, brava muro del Cappio, la mette giù. Il nostro coach ha deciso che a questo punto va da farsi da solo. Calamita. Fulvio, cosa hai fatto ieri sera? Palla. 1-2. Festa pure lui. Cortissima, bella. Cortissima. Baghe di Francesconi, Carpita, muro di... Chi è? Chi è? Uscito? Cioè, ha preso riga e poi anche... Ha preso tutto? Tutto, 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 anche la borsettina. Ha vinto una paperella. Era buona. Un pezzettino di riga. 7-0. Dai Fulvio che 15 ci arrivi. Credici. Del Carpio. All'alta chiama una super, bella. La palla è buona, Francesconi ci mette in mano, c'è Carpita come un gatto, ci arriva, rainbow, lungo. Bravi. Stavolta Fulvio ha chiamato una alzata molto difficile, mettere una palla tesa larga in quella situazione, in quella condizione. Si vedeva, spacchettino che si vedeva sotto il costumino. Stiamo guardando i culi che passano che voi non faremo vedere. Francesconi va dietro, invece fa la reverse e la butta fuori. Bravo, bello, guarda. Del Carpio non molla, ci crede. Forse il punteggio potrebbe essere 2-7, chi lo sa. Francesconi, una 3. Muri Fulvio tocca, rimandone, Carpita queste cose qua e palle per i suoi denti, palla comoda, poi il pugno qua, chiama una palla bassa veloce, spacca la diagonale, buona entrata, buona, e anche Fulvio dice le righe sono mie, ci sono, non sono ancora morto, attenzione, punteggio, 3-7, non mi frega niente che sia alta, deve essere vicino al rete, 3-7 Carpita? Non confermo, ma penso di sì. Carpita. Buona rice, palla aperta, secondo si manaccia un po'.
E questo qua è il colpo preferito. Sì, bel pisano, adesso bella alzata, lui la mette là veloce, così dovremmo vietarglielo, vediamo se si fa il punto anche in qualche altro modo. Ripasso nelle chiappe qua. Ho rischiato pure la pallonata in faccia. Vabbè, capo. Spin, carpita, pesta tantissimo, guarda, fa ace. Ottimo, eh. Ma che la stai a mangiare quella riga lì? Ah, attenzione, ha chiamato il fallo. Quindi siamo 8-4, 4-8, 4-8. Play carpita. 4-8, avevamo chiesto a Fulvio, adesso un obiettivo ai 15 ed è molto vicino. Tanto facciamo ai 15, poi gli chiederemo un nuovo obiettivo, battuta tattica su Francesconi, troppo corta, spinta la seconda, va su, non so se mette il piede, non so cosa è successo, ma la palla è uscita. Bella palla, Ciccio, bravo, Questa è grande alzata. Male 5. Sopra. Niente. Non va oggi. Non va, oggi non va. Oggi non è. Non va. Questo giorno non sa de gatto. Neanche gatto egiziano. Attenzione, uno dei valori dice più alta la rete. Polemica, questa è polemica. Questa è polemica verso l'organizzazione. Questa è polemica. Comunque a 15 c'è arrivato Fulvio. Ricezione al centro, palla aperta, cambio quadrante e il nastro paga. E il nastro paga. 15, 16. Ma siamo a Sharma, raga. Ai campi di Sharma, se si scappa appunto forse non cambia niente. Poi se scappa dalla tua parte è meglio ancora, no? Spin, bella questa! Sei fortuna, ci mettiamo qua. Devo fare il video check.